Alle 8.45 del 23 maggio 2017 il sole è già alto sul Mediterraneo centrale. Dalla sala operativa della Guardia Costiera italiana gli ufficiali ricevono una lunga serie di SOS. Piccole barche di legno, gommoni cinesi, imbarcazioni cariche di migranti partiti dalle coste libiche, centinaia di uomini, donne e bambini, tecnicamente si chiamano distress, in altre parole stanno affondando. Sono a poche miglia da Tripoli. I capi turno della centrale italiana chiamano la Guardia Costiera libica una volta, 10 volte. In 21 ore dai brogliacci risultano 50 telefonate agli ufficiali libici. Esito negativo, annotano. Dalla Libia nessuno risponde. Per 21 ore nessuna motovedetta della Guardia Costiera libica interviene. Alle 5.08 del 24 maggio un satellitare, Turaya, lancia un altro allarme. Sono in 500 su una barca partita da Sabrata. Una prima chiamata da Roma ai libici va a vuoto, stesso esito pochi minuti dopo, nessuno risponde per altre 4 volte. Un'ora e mezzo dopo, alle 6.40, dal satellitare usato dai migranti non risponde più nessuno. La sera è l'UNHCR ad annunciare il naufragio, 30 morti, gli altri dispersi. È solo uno, forse il più tragico dei naufragi raccontati nelle carte dell'inchiesta di Trapani, e sono gli stessi investigatori a sottolineare l'inerzia della Guardia Costiera libica. Telefoni che squillano a vuoto mentre intere famiglie stanno affondando. Le evidenze che inchiodano i libici alle loro responsabilità emergono dalle 30.000 pagine dell'inchiesta avviata dai magistrati di Trapani sulle ONG. Sono le stesse che contengono le centinaia di pagine di intercettazioni di giornalisti, avvocati, parlamentari e prefetti che hanno sollevato un polverone. L'obiettivo investigativo erano le organizzazioni non governative, ma dalle indagini emerge uno scenario del Mediterraneo centrale ben differente. Quel mare è una barriera invisibile, il più grande cimitero dal dopoguerra. Fino all'ottobre del 2014 l'Italia, con la Marina Militare e la Guardia Costiera, era in prima fila nelle operazioni di salvataggio con l'operazione Mare Nostrum. Le navi erano pronte a raccogliere i naufraghi, salvando migliaia di vite. Poi tutto cambia. Nel dicembre 2014 era finita l'operazione Mare Nostrum, per circa 5-6 mesi di fatto non ci fu un'operazione di pattugliamento in mare del Mediterraneo, furono i mesi in cui gli arrivi non diminuirono ma aumentarono i morti in assenza di un meccanismo di salvataggio efficace. Cominciò l'operazione Triton di Frontex, che però non si rivelò particolarmente efficace perché i soccorsi, i naufragi avvenivano soprattutto a ridosso delle acque territoriali libiche. Quindi le ONG intervennero per fondamentalmente colmare questo vuoto che si era creato in mezzo al mare e quindi per salvare le persone, perché obiettivamente abbiamo visto nei primi mesi del 2015 migliaia di morti. Quindi l'intervento delle ONG fu provvidenziale in quello specifico contesto, e nel 2016 poi le ONG continuarono le operazioni in mare e salvarono circa il 35% del totale dei migranti che arrivarono in Italia. Il restante 60-65% venne invece soccorso da Guardia Costiera italiana, Marina Militare, mercantili, eccetera. Ok, careful with the face, put it on the ground. Il clima politico e sociale diventa pesante alla fine del 2016. Le organizzazioni non governative diventano l'obiettivo di inchieste giudiziarie e della destra identitaria. Ma sono i libici a cercare di bloccare in ogni modo le ONG, anche quando si muovono per salvare vite umane.
È la Guardia Costiera libica che rivendica l'autorità assoluta sul tratto di mare dove muoiono migliaia di migranti, riportando nei centri di detenzione chi sopravvive. Va benissimo soccorrere i migranti in mare, però chiaramente poi dovevano essere trattati in un posto in cui i diritti umani potessero essere rispettati. La nostra preoccupazione all'epoca era questa, ed era una preoccupazione che effettivamente aveva una base, perché effettivamente poi, una volta tornati in Libia, i migranti rischiavano, come rischiano tuttora effettivamente, di tornare in un ciclo di violenze e abusi da cui poi è difficile liberarsi. Tutti i migranti all'epoca, così come adesso, venivano mandati in centri di detenzione chiusi, in una detenzione totalmente arbitraria, e in questi centri vengono e venivano mandati anche nel 2017 uomini, donne e bambini. Please help me. Le azioni della Guardia Costiera libica hanno ricevuto fin dal 2017 un appoggio politico e operativo discreto ma chiaro dal governo italiano e dall'Europa. Una serie di comunicazioni tra la centrale operativa della Guardia Costiera italiana e Tripoli, che vi mostriamo in esclusiva, dimostrano come già 4 anni fa venisse affidato ai libici il coordinamento del salvataggio dei gommoni alla deriva con migranti a bordo, ovvero un'azione di respingimento che viola i trattati internazionali con le famiglie riportate nei lager. Le zone SAR, ai sensi della Convenzione di Amburgo, cui l'Italia, la Libia, Malta hanno aderito, la zona SAR serve per salvare, per soccorrere persone che in mare rischiano di perdersi. Nel caso nostro, nel caso della Libia, la zona SAR libica è invece una zona di cattura, è una zona di recupero delle persone. E di fatto l'Europa e l'Italia hanno esternalizzato alla Libia questo compito di fermare le partenze o, peggio ancora, recuperare le persone che sono fuggite dalla Libia. Ciò che appunto non può farsi per divieto di convenzioni internazionali, il divieto cioè di riportare indietro persone che per i motivi più svariati sono costrette a fuggire da un luogo. Qual era il vero volto della Guardia Costiera libica nel 2017? Dalle carte dell'inchiesta di Trapani emergono lati fino ad oggi sconosciuti: ritardi nei soccorsi in mare, naufragi che potevano essere evitati, un'organizzazione di fatto inesistente ed una strategia chiara: bloccare i salvataggi delle ONG a qualunque costo. Nell'estate 2017 la Procura di Trapani ha intercettato per mesi anche le utenze di 3 ufficiali libici. Cercavano prove sui presunti contatti tra le ONG e i trafficanti di uomini del paese nordafricano. Nella rete entrano però altre telefonate inaspettate tra il centro operativo della Guardia Costiera italiana e il colonnello Massoud, a capo dei guardiacoste di Tripoli. Hello, Colonel, duty officer speaking, MRCC Rome. Yes. So we have a lot of SAR cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, more than 10, a lot of rubber boats in distress, and a lot of these rubber boats should be still in your territorial waters between Mellita and Sabratha. So I'm asking you if you have any Coast Guard, Libyan Coast Guard vessel that can comply the rescue operation that are in your territorial waters. Area is between Mellita and Sabratha. More than 10 in this moment, more than 10. And because today is Friday, it's holiday. Okay. Era un venerdì, un giorno di festa per i libici, come la domenica per noi. La sera prima diversi gommoni erano partiti, un'imbarcazione di colore blu con 133 persone a bordo, poche ore dopo inizia ad imbarcare acqua, affonda. Si salveranno solo 4 persone, come racconta una nota dell'Agenzia ONU per i rifugiati.
La centrale della Guardia Costiera italiana stava cercando di coordinare i salvataggi dopo aver ricevuto le richieste di aiuto e di fronte all'inerzia dei libici chiede a Massoud, ufficiale a capo della Guardia Costiera libica, di autorizzare l'intervento di un'altra nave con la quale operava una ONG tedesca. CI vessel of ONG drift in your territorial waters, and then I ask you the clearance to enter the CI inside the, your territorial waters and try to rescue the migrants. Yeah, because that's what the situation before, because you know, you watch many problems with you. Okay. Maybe we are there, because today Friday, I don't know what the situation is. I call you later. Thank you, Conan. Thank you so much. La risposta è secca, le organizzazioni umanitarie non le vogliamo, devono tenersi distanti, spiega Massoud, e non importa se centinaia di persone in quel momento stavano rischiando la vita. Sappiamo benissimo che in mare 5 minuti possono fare la differenza tra la vita e la morte, perché queste imbarcazioni in 2 minuti possono andare a fondo, le persone possono naufragare. La vita o la morte di queste persone dipendono dalla velocità degli interventi. Nonostante il quadro di impreparazione di Tripoli nei salvataggi sottolineato dagli investigatori dello SCOE e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, proprio in quel tragico 2017 la Commissione Europea, attraverso la Guardia Costiera Italiana, finanzia i libici. L'obiettivo è la costituzione di un centro di coordinamento a Tripoli e nel 2018 viene dichiarata l'area SAR di competenza della Libia. Forse l'interesse dei libici è un altro, quello di ricevere le navi dismesse dalle forze italiane da utilizzare per il controllo militare del mare. L'attività di ricerca e salvataggio potrebbe in fondo essere un modo per aggirare l'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite, come ci racconta un ufficiale della Guardia Costiera che chiede l'anonimato. L'interesse dei libici per la SAR Zone è alla fine quello di aggirare l'embargo sulle armi. Le motovedette che gli abbiamo dato servono non solo per fare soccorsi, ma anche e forse soprattutto per affrontare le milizie e mantenere il controllo militare dell'intero Golfo della Sirte. L'uso delle armi sulle motovedette libiche è stato più volte filmato. In un caso viene anche documentato dai brogliacci della sala operativa della Guardia Costiera Italiana, che annota colpi sparati in aria per tenere a bada i migranti. Abbiamo interpellato il colonnello Massoud, che ha confermato l'uso delle armi. ولا يعرفون الاجراءات الاوليه عند القفز من القارب اطلاق النار في الهواء في السماء فوق ليس على رؤوس المهاجرين حتى يتم ضبط الحاله والعوده الى السكون يعني العوده للسكون. È un vero salvataggio quello effettuato dai libici o si tratta di un respingimento mascherato da attività SAR? I migranti recuperati in mare dalle motovedette di Tripoli tornano nei centri di detenzione dove i diritti umani non vengono rispettati, torture, stupri, anni di reclusione senza nessun processo. La Libia continua a essere un porto non sicuro, continua a essere un porto dove i migranti vengono portati in detenzione e continua a essere un posto dove i migranti rischiano di subire gravissime violazioni dei diritti umani e quindi non è un porto sicuro. Dalla Libia abbiamo raccolto la voce di una giovane eritrea rinchiusa in un centro di detenzione. Ci racconta come avviene l'approccio da parte delle motovedette libiche con procedure violente che spesso mettono a repentaglio la vita dei naufraghi. Hanno bucato il gommone, poi ci hanno fatto salire per forza sulla nave più grande, quella di loro. E ci hanno fatto tornare da quel momento che siamo in questo posto qua. La donna è reclusa da 3 anni senza una prospettiva di liberazione a breve. È la sorte che aspetta i naufraghi recuperati in mare dalla Guardia Costiera libica.
ma lo stesso governo di Tripoli non ha avuto problemi a scarcerare nei giorni scorsi Abdul Rahman al-Milad, detto Bija, accusato di essere uno dei più crudeli trafficanti di uomini. Quando è tornato nella sua città, ad accoglierlo c'erano i suoi miliziani pronti a fare festa. Il comandante Bija, scarcerato dopo 6 mesi e promosso al grado di maggiore, scarcerato perché secondo la procura generale di Tripoli su di lui non c'è nessuna colpa, nessun reato, nessuna prova, nessun indizio, nonostante sia attualmente inserito ancora nella lista nera delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, del Dipartimento di Stato americano per traffico di esseri umani, contrabbando di petrolio e contrabbando di armi. Quindi parliamo di un personaggio di una caratura, tra l'altro indicata anche in alcune inchieste giudiziarie italiane che hanno fatto condannare 3 fiancheggiatori di Bija a 20 anni di carcere ciascuno per crimini contro i diritti umani. In qualche modo si è accettato di negoziare con la criminalità libica a cui è stata messa addosso una divisa per renderla presentabile, e questo serve pilatescamente per dire non tocca più a noi occuparci dei migranti e dei diritti umani, nonostante i finanziamenti arrivino prevalentemente da paesi come l'Italia e certamente dall'Unione Europea.